stato quell'incontro con l'imprenditore. Presenti eravamo io, il sindaco di Scaraceti, poi c'erano rappresentanti dell'Aplico, i fratelli Puliciano, più un loro consulente, accompagnati dal consulente delle Cesare. Oltre chiaramente al comandante della Forestale, il comandante provinciale della Forestale, il colonnello della Finanza, il comando provinciale, il comandante provinciale dei Carabinieri, il questore di Cosenza, il prefetto e il capo di gabinetto, nonché la segretaria. Il prefetto esordisce dicendo che la motivazione di questa riunione era dovuta al fatto che il commissario straordinario gli aveva comunicato l'apertura della discarica di Scaraceti il giorno 28, ma che poi non si era fatto nulla il giorno 28, ma che si sarebbe potuto fare imminente l'apertura, perché non sarebbe stata fatta il giorno 28, perché ancora l'Aplico non aveva realizzato quelle prescrizioni riguardanti il percolato, la vasca del percolato, e quindi per questi motivi logistici, quindi non era stata aperta il 28. Chiaramente dopo questa informazione a chi mi ha chiesto quali potevano essere i motivi di ordine pubblico, a che io ho detto che la vicenda che ci interessa ci ha occupato per quasi 4 anni, perché se per ricordo male è iniziato tutto giugno-luglio 2009, no? Quindi ho detto alla sua eccellenza che nonostante sono stati 4 anni che noi come sindaco di Scaraceti, come comitato di sindaci, quindi come territorio, ci siamo opposti praticamente a questa discarica, ma l'abbiamo fatto nel perfetto audio, no? Sui binari della realtà. La nostra opposizione sostanzialmente si è sostanziata chiaramente nella proposizione di rimedi che la legge ci dava a disposizione, e gli ho ricordato brevissimamente che c'è pendente tuttora un ricorso al Capo dello Stato che ha per oggetto l'impugnativa dell'autorizzazione AIA, c'è pendente un ricorso al TAR dove noi abbiamo denunciato l'occupazione della strada e la realizzazione sulla parte della strada comunale inglobata nel perimetro della discarica, e sulla strada di accesso, a nostro modesto avviso, c'erano dei reati edilizi di cui ne abbiamo chiesto poi il ripristino con l'ordinanza amministrativa. Ti ho detto pure che abbiamo fatto due esposti denuncia alla procura sia di Rossano che di Catanzaro, tuttora pendente, perché sul secondo esposto ancora sta indagato il giudice 40. Che ci ha chiesto. Dico quindi, noi abbiamo posto in essere la nostra opposizione, si è sindacata in questi atti. E noi intendiamo praticamente perseguire, no? E opporci alla realizzazione di questa discarica, o perlomeno all'esercizio di questa discarica, sempre nel rispetto della legge, e in effetti ho detto che ci appelleremo semplicemente a quello che la legge ci consente. Abbiamo un punto forte ed è innegabile, ormai è assolato, perché a prescindere da ogni tipo di motivazione che da noi adotta per sostenere l'illegittimità dell'autorizzazione, no? Quando mi riferisco a tante altre motivazioni tipo le aste fluviali, tipo coltivazione DOC, eccetera eccetera, che parrebbero che dalla regione siano state superate, ma ammesso che la regione sotto questo aspetto, su questo tipo di motivazione che dovrebbe beneficiare la validità dell'autorizzazione, diciamo che diamo per buono e per scontato che cosa? Che la validità di queste argomentazioni che la regione adotta per superare queste criticità che da noi rilevate, indiscutibile è un dato. Che praticamente la regione Calabria non ha autorizzato un bel niente ancora allo Stato, all'Aplico, atteso che l'ultima comunicazione che abbiamo avuto modo di leggere è sempre condizionale. Cioè, io ti do per me valida l'autorizzazione a condizione che mi fai la vasca, mi fai il lavaggio delle ruote, mi fai la scuola,
ma quello che, su cui, e queste potrebbero essere anche superate dalla vita, ma quello che non può superare è la strada di accesso che manca, la strada di accesso praticamente che non è sicura. Di contro, quindi, io ho detto al Prefetto, per noi praticamente avremmo avuto anche un appuntamento domani con il commissario, evidenziando in questa riunione che neppure il commissario, perché viva Dio, nel momento in cui noi viviamo in uno Stato di diritto, neppure il commissario straordinario, riteniamo come sindaci, possa avere il potere di autorizzare alcunché, atteso che non è stata collaudata quella verità, e neppure può avere il potere di sostituirsi al comune di Scaracere, che è il titolare, e non solo, per dare l'autorizzazione al rapito per avere sulla strada. Sulla strada, chiaramente, è intervenuto poi in questo, per la verità ha detto che, dandomi pienamente conforto, ha detto che l'unico motivo di ordine pubblico era la strada che non esiste, che aveva fatto un sopralluogo due giorni fa e aveva verificato effettivamente che lì non è possibile un transito di quei automezzi, eccetera, eccetera. A che gli ho ricordato che questo lo detto in quest'ora. Quest'ora. Fa parte pure lui di questa campagna diffamatoria. Questo fa parte pure lui di questa campagna diffamatoria. Sì, però parliamo della strada comunale. Sì. Parliamo della strada comunale, della strada di accesso. E io gli ho ricordato, perché ieri sera si ricordava che c'era un'ordinanza dentro della provincia che per quanto riguarda la statale 6, la provinciale 6, c'è un ordine di chiusura. Bene, questo è perché poi all'interno di questa sono nate delle situazioni. Ho ricevuto una minaccia alla presenza anche del comandante, una minaccia di risarcimento danni, che a dire dell'Abbiego, io in modo particolare, tutti quanti noi, ma all'Abbiego con questo tipo di atteggiamento gli staremmo provocando dei danni. A che io ho detto, chiaramente, dico, perché parli di danni? Lui ha detto quello che è stato il mio intervento con il consiglio di conferenza dei servizi, perché proprio tu mi hai autorizzato a fare la strada. Avete che dice il consiglio di conferenza dei servizi? E ha letto quelle mie dichiarazioni, a che gli ho ribadito, no? Sono verissime, soltanto che sono consacrate in verbale, sono verissime, però è anche altrettanto vero che si riferiscono al 26 giugno 2009, poi dal 26 giugno 2009, caro Eugenio, hai avuto praticamente notificato il 3 luglio 2009, a distanza quindi di 10 giorni, quella che era la volontà ufficiale espressa dal Consiglio Comunale. Quindi tu sapevi benissimo che il Comune di Scaracere ufficialmente il 3 luglio, vado bene all'anno perché tu hai ottenuto l'autorizzazione solo il 29 marzo 2015, quindi a distanza di un anno dalla comunicazione ufficiale della delibera di Consiglio Comunale di Scaracere, e il 7 agosto hai avuto anche quella dell'intero territorio, indipendente. E se vogliamo dirla tutto, poi in questo caso ho raccontato un po' l'escurso storico della vicenda e dico quella delibera nella seduta della commissione via del 2 ottobre, quando c'era l'assessore Greco, assessore all'ambiente, e addirittura Montascala c'era a confermarci effettivamente che l'iter relativamente a questa procedura era bloccata, ne abbiamo trovato conferma nei documenti ufficiali, dove effettivamente il 2 ottobre, nel verbale via del 2 ottobre, che ricordo benissimo, dava parere 2009. Poi solo su mere considerazioni da parte fatte dall'Abbiego, stranamente, il 29 marzo, nel momento in cui c'erano le regionali in corso, noi andavamo a votare, stranamente la commissione via ha cambiato il parere. Dico comunque, in ogni caso, conosco benissimo quelle che sono le problematiche sulla responsabilità extracontrattuale, e ne accetto come ogni pubblico, ne accetterò tranquillamente le conseguenze di un'eventuale azione di risarcimento danni che io avrei provocato, perché tu sapevi che tu avevi l'autorizzazione, nessuno ti ha detto di andare a realizzare, poteva aspettare tranquillamente di risolvere prima il problema strada,
che non è un problema accessorio, perché adesso consentitemi queste considerazioni che sono state condivise pure dai partecipanti alla riunione. C'è la regione Calabria, sta facendo, noi l'abbiamo per fortuna sostenuta anche nel ricorso giurisdizionale, no? Ed è l'unico motivo serio, però posso l'unico motivo serio affinché il Consiglio di Stato possa annullare l'autorizzazione, è che nel momento in cui ha rilasciato l'autorizzazione doveva considerare in una valutazione complessiva unicum anche la strada come condizione essenziale, non come condizione accessoria. E la stessa, per la stessa motivazione la Regione Calabria avrebbe dovuto revocare, perché non può dire alla mia, scusate, no, quello si dovrebbe mirare proprio, esatto, perché la Regione Calabria non può dire io non te la revoco, ma te la concedo a condizione che tu garantisca alla Diego, gli dice la Regione Calabria, per garantire la sicurezza sulla strada, cosa che non può fare la Diego perché ha bisogno essenzialmente dell'amministrazione comunale. E non solo, aggiungo io, perché lì, siccome c'è un quadro, dovrebbe poi subentrare anche la competenza della provincia per la protezione della strada stessa, tant'è che aveva presentato un progetto e ci aveva chiamato in conferenza dei servizi per la realizzazione della strada, ci aveva chiamato in conferenza dei servizi, non solo, anche la provincia, che c'è, sono due provincia interessate, c'è la provincia di Cosenza, c'è la provincia, c'è il comune di Scaracelli come proprietario, e il fatto che stranamente tu vai a realizzare l'invaso perché era coperto da autorizzazione, non vai a realizzare. Allora, per non distrarci ulteriormente, quello che noi dobbiamo fare essenzialmente è questo: concentrarci su questa problematica della strada, che senza la strada la discarica resta lì. E non è l'unico caso, ci sono altre discariche senza l'accesso, che sofferma. Infatti noi, abbiamo proposto un ricorso e l'unico motivo è questo, perché onesto, potevano sentire alla regione a dire c'è di non osservare di questo, c'è di non osservare di questo, ma soprattutto c'è il fatto che la strada non è possibile, la strada non è autorizzata la strada deciso, è revocata. Questo poi dobbiamo tornare anche alla carta per quanto riguarda la decisione per la vita, no? E comunque domani nell'incontro del commissario dovremo praticamente quindi poi prefetto ritornando al discorso abbiamo capito poi il senso no, era quella di dire essenzialmente caro sindaco, ma si può trovare una forma di compensazione in modo tale che si garantisce l'autorizzazione, questi ti offrono questo, ricevuto un detto pieno da parte mia, però non è una questione. Nel fatto, perché poi sai, nella riunione ha molti aspetti, eccetera, eccetera, a parte la minaccia di risarcimento danni, aveva avvelenato pure il tubo, io sono costretto a licenziare 200 persone, 200 famiglie che dipendono da. Allora lì il prefetto mi è piaciuto perché ha detto: senti, scusi, signor Colognano, lei sta offendendo l'intelligenza di questi presenti, perché non è una motivazione, a parte il fatto che non credo che la ditta Biega andrà in fallimento per un investimento di 1 milione di euro, penso che si valga 1 milione di euro, e ha detto no, e comunque non è una argomentazione, sì. Quindi non è una posizione molto netta, molto. Conclusione della riunione: nel momento in cui ha recepito il mio letto di niego ad un eventuale accordo natura economica, eccetera, eccetera, la riunione si scioglie. Un questore è venuto molto soddisfatto, indi per tutti è terminato in sede. Non voglio essere scortese, ma devo scappare via. Io mi impegno domani allora a fare l'ordinanza di chiusura al trans della SP6 a questo indirizzo di posta elettronica. Dopodiché ci sentiamo e la fornisco. Un'altra cosa che voglio dire, perché non è l'argomento mio dei vigili urbani, e per conoscenza al comando dei vigili urbani qui per la conferenza di sera, convenzione che siamo tagliati, scaricare le mandatrici per la parola campana.
di essere presente con il comandante della Polizia Municipale, perché è in questa sede non vorremmo che si aumentasse la vigilanza al fine di impedire che la Pieco possa, anche un po' di dimostrazione, magari se non riusciamo a comprare, a convincere domani un commissario, usando quel tipo di argomentazione che abbiamo detto poc'anzi, magari una maggiore sorveglianza affinché la ditta va praticamente spiana e quantomeno porta anche simbolicamente un solo cambio di rifiuti, no? Non riesce a portare di dentro. Quindi dovremmo trovare un nuovo sistema, un modo, penso io, e questo è il mio viaggio. No, nel caso in cui il commissario non revoco, perché io ho ordinanza del commissario allo straordinario, non credo che ce ne possano essere, perché domani denunceremo con la fessuria, se ti permette a fare un'ordinanza del genere, perché commetteresti un abuso di potere, perché andresti ad autorizzare, io ritengo che i poteri non sono ampia, una discarica non collocata. Una discarica che priva di abbastanza di accesso, ma perciò si parla di riapertura, tutto il lì è questo. Però se domani dovessimo trovare di fronte questo signore, allora la nostra opposizione, quello che voglio dire io, è che, come ho detto in un certo periodo, deve essere incanalata. Dico io non parteciperò a nessuna manifestazione pubblica, eccetera, eccetera. Dico però andremo un po' realizzata e collaudata. Ma come adesso io perciò c'è noi la parola, vi dico anche la comunicazione che abbiamo fatto lì dall'assessore dell'ambiente, no? Ce lo dice, non ha autorità, la condizione che è 1, 2, 3, 4 e la condizione che non si può mai realizzare è proprio la storia di accesso. Stanno restando tutto, io gli do per buona tutta, ma il problema di fondo è la strada di accesso, che non è sicura, che essendo la condizione essenziale della stessa autorizzazione, ecco perché la regione avrebbe dovuto revocare l'autorizzazione stessa, perché è una condizione essenziale, non è una condizione rinviante, e comunque sia, ecco, per realizzare questa prescrizione praticamente ha bisogno dell'autorizzazione del nostro, del comune stesso. E infatti lui non l'ha fatto, anche se ha presentato un progetto, ma non ha realizzato l'opera, perché se avesse avuto la convinzione di essere nella legittimità, come ha realizzato il bacino che è oggetto di autorizzazione, avrebbe realizzato l'opera. Quindi questo è il punto. Quindi su questo noi dobbiamo praticamente. Il comandante dice, intanto devono vigilare affinché questo qui non parli di lavori, parli sulla strada, e allora siccome diciamo io ho due vigili, anzi tre vigili, uno sta morendo, cui non possono alternarsi secondo me sui posti, cioè, in questo periodo soprattutto, per questi 15 giorni, dovrebbero organizzarsi in modo tale, o dovremmo fare modo che si organizzasse in modo tale da avere un continuo controllo, e poi magari se è il caso, se domani dovessimo ricevere un'analisi da parte del commissario straordinario a non recepire questi tipi di organizzazioni che vi ho evidenziato, è chiaro che dovremmo poi, l'unica opposizione forte, magari cercare di trovare una forma di ordinanza, come ha fatto il sindaco di Cassano, magari lui l'ha motivato con motivi di ordine di igiene pubblica, no? E noi dovremmo, per motivi di sicurezza,